Alcuni stanno usando, ci hanno condotte di abuso in una sorta di riapertura, che è una festa, una sarabanda che un po' sta prendendo la mano. Altri vivono la riapertura come particolarmente stressante, per cui l'attesa è che con la ripresa della scuola ci sarà un'emergenza sintomatica importante. Sono le ferite lasciate dal Covid che adesso iniziano a farsi vedere, soprattutto tra i più giovani. Credo che la scoperta di essere vulnerabili abbia riportato dentro tutti di noi la paura della morte, la paura della malattia, la paura della sfortuna. I risvolti psicologici della pandemia, del lockdown e dell'isolamento forzato stanno così emergendo prepotentemente, sfociando talvolta anche nella cosiddetta malamovida. Di fronte ai limiti, di fronte a tutto ciò che riporta la paura, abbiamo più difficoltà a starci. Per cui le occasioni di eccesso, le occasioni di stimolazione, di competizione fra i ragazzi portano a questi episodi che stanno però diventando per alcuni un modo di passare le serate. E questo è molto pericoloso perché non si può normalizzare queste cose, perché veramente sono situazioni di rischio. Un disagio sommerso raccontato almeno in parte dagli accessi al SERT di Arezzo. È aumentato in tutte le linee di assistenza, quella relativa all'uso di sostanze, da alcol, ma anche di gioco. Ma non sono solamente i giovani a rischio dipendenze. Il Covid, infatti, ha riacceso molte fragilità in altrettante persone. Le donne in questo momento di lockdown soffrono la loro condizione di difficoltà a trovare lavoro e a mantenere l'occupazione. Hanno poi difficoltà a mantenere un rapporto con i figli e sfortunatamente alcune di loro trovano nell'alcol o nel gioco delle occasioni di autocura, di autoalienamento dello stato di tensione, della difficoltà del vivere che diventa poi sempre più grave.